Adesso siamo qui con il sordo. Lorenzo è Lorenzo che ci ha... Conoscete... Oh, gli occhiali si è messo. La percezione della profondità cambia. E tu da quando porti gli occhiali? Ti ricordi che l'altra volta mi ha accompagnato a prenderli? Ah, madonna. E abbiamo anche Chris insieme. Ma noi chi già sta raffettando le palle, perché lui è un esperto di bullying a quanto pare. Dore, tocca a te sempre. Oh, ma sei bravo! Oh. Grande! Signori e signori, signore e signore! Ed ecco a voi che tra poco abbiamo Riccardo! Riccardo! Quali sono le tue ultime preghiere? È uguale al mio tiro iniziale, quello che ho fatto contro il pezzo. Vabbè, facciamo una breve intervista ai partecipanti. Signore! Primo lancio, 9! Primo lancio, sbatto contro la sbarra! Perché non avevo ancora aspettato le vasche ed era l'unico lancio preciso che era proprio sul centro! Quello che è caduto là, il birillo! Forza Cristian, tocca a te! Io sono andato di sfiga perché io il primo lancio era perfetto! Il mio primo lancio era perfetto e l'ho fatto prima che scendesse la sbarra, Cristo Dio! Ed ecco a voi Cristian! 3, 2, 1, via! Per ora quello messo peggio è Carmine, si spera in una remontata. Non tocca più a lui. Sì, tocca ancora a lui. Ed ecco la figura di merda di Cristian fatta! E ora di nuovo il turno di Carmine! Siamo pronti? Sì! Signore e signori, ecco a voi il tiro leggendario! Il balzo della fede! Mira e poi la sola fine! Tieniti dal mio potere! Che serve mirare? Non è lento che se fa? No, ero più bravo l'altra volta. Mi devo scaldare, voglio. Non so come la faccio. Ragazzi, se prendete una palla troppo leggera, l'aderenza al terreno è bassa. E... No. Non mettiti al centro quando lanci. Mettiti di qua, che tu quando lanci butti di là. Sì, ho notato anch'io. Quindi metti di qua. Sì. Ragazzi, il problema è anche che prendi una palla troppo leggera per me. Vai Lorenzo, vai. Ma tu sei un esperto! Mi mancato proprio così. Qualcosa che si stava ancora... me l'ha detto! È incredibile lui! Mi hanno tirato via la palla a Vai signor esperto, vai, il nostro campione. Qual è il problema? Il problema è un altro. Io mi rimango costante.
skill incredibile. Io non riesco a tirarla per aria. Ma sai perché? Non sta là. Fatto, spiego io. Ora vedrai perché quella da 12. Cosa dice il nostro esperto su Lorenzo? Farà un tiro? Aspetta, aspetta. Ok, volevo che era quel coso? Non ti fare domande su quelle da esce. Ho visto cose che un po' strane. Troppo bello quello che dire. Mannaggia, non ce la fa proprio Lorenzo. Mira. Ho storto la mia mano con quell'altra e loro ho fatto cagare. Vai Riccardo, vai. Torno a usare la palla normale. Non si può più usare quella palla, è troppo storto. Grande, bravissimo. Grande Riccardo. Non ti lancia pure tu? Oh madonna! A pesante controllessa a te, dove di qua? Scala la vetta, dai, non dai! Foto, oh, 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 oh! Mamma mia! Bravo! Vai, io tu sei proprio bravo, vieni, vieni, quando dai, Dieci. Io dopo comunque riprendo la mia palla normale, mi sa che quella da speciale non si può usare granché. Più leggera meglio. No, troppo leggera io non trovo scopo. Perché con la 12 e la 14 sono... Vabbè, tanto ognuno gioca ogni tanto. Questo qua è L. Dipende, però non mi piace, perché tira 11. Visto che più tiro quella palla, più mi viene meglio. Vediamo come torna. Dai, almeno un po' ne abbiamo fatti, dai. Dai, io prendo scritto, ora provo con quella. È bravo! Bravo Lorenzo, bravo! Ho fatto bene a riprendermi la mia palla, si gioca meglio. Ma come faccio a stare con il tuo figlio? Perché è l'ultimo tipo che quando fai smirda non ti ricorda subito. Poi dopo va il mondo. Oh, sono figlio. Che violenza, Lorenzo! Piano piano! Mi trovo decisamente meglio con questa! No, no. Forza Rich, vai! Bravo! Grande Riccardo, evviva!
avanti un altro. Oh, finalmente ho incontrato qualcuno che si fa una birra, oh. Tanto guarda che letteralmente fatto un turno con 0 punti. Per farti che si mi no, aspetta, parte io questa non l'ho fatto. Capisci perché? Sei emozionato, visto? Ho fatto bene a fare il malocca a Cristian. Aspetta, non l'ho detto l'altra punta, vero? Lo so. Dai. A dopo. Prova la mia. Una no, sola no, volta. No. Una sola. Te l'ho detto, sono stanco, non lo riesco. Ma io voglio qualcuno coraggioso. Fallo per me, Carmine. No. Oh, ma nessuno qua che prova le palle, lo prevedo, sono un unico pazzo. Sì. Bravo. Vai a fare in culo! Comunque ho altri 6 turni, 5 turni. Mi sono inguaiato proprio, si vede che sono in stanza. Ho altri 5 turni. Vai campione, vai! Oh, anima! Che potenza, oh! 7 chilometri, ah, dicevo i chilometri, ditemi i miei dopo, no. Io non posso perché sono impegnato a tirare, no, se ce l'ho così, è una zina, quattro punta. Grazie al batto, io ci sta tutto. Lo mantengo io. Grazie. Il prossimo mi viene in tutto. Sì, dopo ti viene contato, perché giustamente se il dopo viene raddoppiato, non sai quanto fanno, quindi te lo conto direttamente dopo. Ha fatto sbirro. Mi guarda, non lo so. Dai, Rick. Ma tu ogni quanto vieni a giocare? Ma ogni sabato. Guarda, ti dai appuntamento fisso? No, però quasi. Ma ti fai una partita o di più? Ma porta la no? Guarda, chi lo sa di queste milioni? Come il sabato costa un casino, no? Prova la mia! Da 14! Vuoi cambiare poco peso? No, più l'altro mi fa paura lì! Questa è da 12! Oh no! Forza il nostro campione! Sei riparato! Dopo! Carmine,
ecco qua il campione del mondo, evocato con le divinità oscure del tempio di Agregon. Carmine, tanto fai cagare comunque, prova la mia palla. Aspetta, dai, proviamo. Ma le dita al centro, non me la vedo. Sì, prova. No, no, prova bene. Ma le dita non c'entro, guarda. Che cazzo la lancio? Prova. La lancia così. Che cazzo c'è la lancia? Bene, sarebbe uscita bene stavolta, visto? Sì, perché è più pesante, la più giusta. Ma io non me la manderei. State 2 per 0. Appunto. Oh, bravo, Lore, grande. Ma meno male che l'hai fatto dopo, perché se no costavi, ah? Vai Riccardo, forza Riccardo. Io buono, era buona, Prossimo, a 14 pesi, Grande Riccardo, grandissimo, oh, grande, bravo. Ragazzi, si è spento il campo, con me che devo tirare, si è inceppato il campo, voglio. Stanno inguaiate proprio il campo. Sì, ma non ne trovo. Ma perché si è bloccato? Che ha detto? Ci sta il tecnico, dice che c'è un corridoio. Ci sono tutti dietro. Lorenzo, posti sfiga. Vero. Stavo andando bene, mi sono tagliato il dito, però. Dove? No, da me si scoppia sempre il callo qua quando gioco a pulito. Comunque ora sappiamo che Lorenzo è un robot, fa sempre lo stesso identico punteggio. La colpa tua. Oggi è vero. 6-1-6-7-2-7-1-6-6-7. Sono un po' tutissimo, robot! Dovete aspettare che tu ti metti il tempo. Ma vedi che forse la sfida è la mia, perché quando devo tirare io sono bloccato, Putto sì che non si può riparare più. Ho un'idea, allora lanciamo, spugniamo la cosa, uccidiamo quello dietro. Ah. Siamo troppo giovani per la fusione. Non c'è tecnicamente, praticamente. Sei già sopra i 14 anni, meno mio, in carcere minorile. Quanti anni hai? 22. Tu? 14. Perché siete altri uguali? Eh? Perché è alto quanto non sei pure. Tu sei geneticamente modificato. Carmine, è tutto. Ma va fuori. Bello, Christian, tranquillo. Avevi detto? Volano con la testa, dai, vediamo. Più pesante da qui, Ma più pesante? Sì, te l'ho detto prima. Non devo le pesanti, non devo le pesanti allora. Vai Lorenzo, ragazzi, vai. Ora provo la vostra palla. Tu sei un intenditore di palle, Lorenzo, non c'è niente da fare, Lorenzo. Allora, sì. Questo è quello che ci fa le devi. Sì, quello là c'è il corridoio. Vai Rick, vai, siamo tutti con te, vai! Oh, se avessi lanciato la palla come ho lanciato questa gara, secondo me era durante.
bravo. A chi tocca? Vai, lo vai. Questa andrà bene, vai, credi in te, vai, vai. Hai visto? Grande! Il nostro esperto, dai, dai. Bravo, mamma mia. E qua, allora ti è che vado io, vai, tieni. Come è finita? Come è finita? Sì? Ma adesso la foto. Punto! Qualcuno faccia la foto dei punteggi? Certo, la foto. Ho finito qua. Riapriamo il telefono per aprire la telecamera. Ah, visto se ricordate me, oh. E io ho un negozio a Torino che si ricorda di me. Era il compleanno di Pasquale quando ero venuto qua e lui mi aveva ordinato la torta. Allora io ho detto di fare dei tortini perché comunque fai una cosa, una specie di torta per il compleanno, e si ricordate. Buon appetito, ragazzi. Perché la luna entra qui sempre così ad angioni? C'è? Sì, vieni. Che cosa? Cos'è l'angione? La luna. Ragazzi, se il mio telefono non mi stesse leggendo il QR code, che dovrei fare? Falsa luna. Vieni qua. Di provare più volte, però a me non è successo. Cambio, ma te che hai già scaricato il PDF che ce lo mandi a noi con Bluetooth che facciamo prima? No, a me non manco carica, la linea, aspetta, il wifi dobbiamo usare, voglio. Lorenzo, posso provare? Allora, pizze, lattini, bro. Grazie mille. Ragazzi, fate qualcosa da bere nel frattempo, che scegliete? Acqua, liscia. Bevi acqua. Tu non ricordi la birra? No, acqua, come? Va bene, a noi una Coca-Cola. A voi? Qualisce. Acqua. Una Qualisce e una Coca da 33, va bene, piccola? La lattina. Sì. E voi altri non bevete? No. Se avessi voluto bere avrei bevuto. Ma come? Io sto tutto sudato, voi non bevete, voglio. Ma siete normali. Io sono minorenne. Allora, sono minorenne. E non posso vedere. Carmine, se io avessi avuto sete. Cosa? Qua non la puoi bere? Cristian, gira. No, mi crea problemi allo stomaco. Se avessi avuto sete. Povero creatore.
Ma voi vi prendete un antipasto oltre alla pizza? No, evidentemente la pizza. Fatemi guardare che c'è a proposito di pizza. Ma sono solo pizze, quindi non ci stanno piatti tipo la carne, roba. E i tre pomodori. Fior tirate, pomodorino rosso, solo pizzeria. Tatterino giallo e pienello del Vesuvio. Dove? Io ci vi ho antipasto. Eccoli. Oh, se mai andate in Mal di Susa vi sono... Cercate il consiglio dei notav perché vicino a loro c'è un ristorante buonissimo. Non ti chiede, però la fa veramente un cibo. Cioè, mi hanno fatto le rose di... Grazie. Io l'ho voluto perché sinceramente mi una fama a morire. E poi io esco ogni morte di pava, quindi quella volta che esco voglio godermi le cose. Ripensi te. Adesso mangiamo. No, perché io comunque lavoro tantissimo. Ma gli è mandato 6 noi. Ho due lavori praticamente. Ma pure di più ne faccio. A volte faccio pure i lavori che non mi faccio provare perché tipo le cose del computer, capito? A volte so conoscenti, allora fai un piacere, capito? Però i negozi, i piaceri che faccio fanno proprio a 40-80 euro, capito? Quindi la gente che mi conosce è fortunata. No, anche perché una mezzo metro altrimenti secondo me se la mangiava Carmine per la fame. Non te la riesci a mangiare una mezzo metro di pizza da solo. Oh. Te l'ho detto, mo devo iniziare a fare un po' di dieta, dov'è? Perché perciò sono andato a correre, mo sono sfinito. Dai, ieri ho fatto. L'altro ieri mi hanno massacrato con l'arte, però io ho massacrato questo qua a fargli fare chilometri e chilometri e chilometri e chilometri. Perché se lo merita 4 ore e mezza di spiegazione d'arte a me. Oggi fate male. 2 giorni fa, Cristian, ho detto voglio fare un po' di dieta. Mi sono andato a correre 3 km e mezzo in 30 quanto minuti. E 89. Poco. Prende poco. No. Vedi che tengo una pancia e si vede. Vabbè. Vabbè, io partivo da 100. Quanto pesimo? 85. Ho preso meno di me, però. Devo recuperare anche io camminando, devo ricominciare a camminare di sera che per l'università ho smesso di camminare. Vai in palestra. Poi mi dico, forse siamo incontrati qualche volta davanti alla biblioteca, è vero? Sì. Però ci andavo quando stavo ancora a scuola. Forse tanto mi hai detto che sei in palestra. Ma dove vivi? A Messina, a Pompei. Ma vivi dietro il fiume? Sì, là siamo a Messina. Che è Messina? Io non ci ho mai sentito. Non è strike, è speso. Quando fai i competitivi
Smith non è umano. Sei. Ma non è il troll. Ma tu cavolo, non è. Sette, sono la costante di diverso. È troppo bello. Ma il vecchio di si sta schiacciando da solo. Emozionando troppo. Non parla di
un po' di gol, appena stupendo. Io ti vengo a domandare. Non capisci niente di più. Ma chi si sente forte? Oh, ma si sente forte Lorenzo, eh? Vieni, vieni. Ma manco io. Per essere uno che non gioca da 7 anni va bene, no? Otto. Ahora digo, hasta acá.
emozionato. Eh? Sei emozionato. Allora, io... Oh, oh, allora. Oh, non mi fa male, oh. Oh! Mamma mia, una bestia. Tu sei uscito, Lorenzo! Uccide, quanti cazzo di punti hai? 106, potrei anche non giocarlo uno straccio. Ti hanno emozionare tutti quanti. Bravo. Vai di caldo, vai, puoi farcela. Forza di caldo, dai, dai! Quasi, quasi, dai, quasi!